Analizziamo oggi i tratti distintivi dei due fondamentali istituti a base collaborativa strutturati ai fini della prevenzione e del monitoraggio antimafia nel contesto degli appalti pubblici per infrastrutture ed insediamenti prioritari, ovvero i protocolli operativi ed i protocolli di legalità. L'approfondimento riguarderà in modo particolare i protocolli di legalità, ma sembra utile procedere ad alcuni brevi cenni sulle previsioni in tema di protocolli operativi. Con lo strumento dei protocolli operativi, infatti, previsti per il controllo dei flussi finanziari, si è voluto estendere all'interno del sistema delle opere e infrastrutture prioritarie il modello operativo del progetto Capaci, che ha consentito una prima fase di sperimentazione del sistema MGO, Monitoraggio Grandi Opere. Con la delibera numero 15 del 2015, su proposta dell'allora CASGO, oggi CASIP, ed in attuazione del disposto del comma 3 dell'articolo 36 del decreto legge numero 90 del 2014, si è proceduto ad aggiornare le direttive per il monitoraggio finanziario. Sono state infatti approvate le linee guida unitamente ad uno schema di protocollo operativo che deve intercorrere tra la stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatario, precisando che le linee guida sono riferibili a tutte le imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera, incluse quelle estere, ed istituendo un apposito gruppo di lavoro per l'espletamento di tutti i compiti connessi all'esecuzione della delibera medesima presso il DIPE, il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto del resto cui compete la gestione e la manutenzione della banca dati MGO. A far data dalla pubblicazione della suddetta delibera, i bandi di gara relativi alla progettazione e o realizzazione di opere prioritarie devono prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, l'impegno da parte dell'aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera, stabilendo inoltre che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia debitamente sottoscritta in segno di adesione del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato alla delibera numero 15 del 2015. L'impegno a far osservare gli obblighi in materia di monitoraggio finanziario a fornitori e subcontraenti deve essere inserito in ogni caso in tutti i contratti e subcontratti a pena di nullità. Il protocollo deve essere stipulato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatario e quindi trasmesso al DIPE e per il tramite delle prefetture territorialmente competenti al CASIP. Passando ora ai protocolli di legalità, esaminiamo nel dettaglio quanto stabilito nella delibera CIPE numero 62/2020, contenente le linee guida e gli schemi tipo dei protocolli di legalità, sia con riferimento al concessionario contraente generale che all'appaltatore. Delibera che di fatto aggiorna i protocolli tipo adottati con la precedente delibera numero 15 del 2020. In via generale, le principali novità introdotte dalla nuova delibera CIPE numero 62 del 2020 possono essere così sintetizzate. È stato anzitutto introdotto ed approvato uno schema tipo dedicato all'appalto. Nei nuovi schemi protocollari è stata inoltre inserita una puntuale disciplina della figura del gestore delle interferenze, ossia il soggetto qualificato che genera un'autonoma filiera nell'ambito dello stesso CUP, chiamato a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione dell'opera e segnatamente talune criticità che possono essere riferibili nel concreto a reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare, ad esempio installazioni relative ad una rete elettrica esistente nell'area di intervento. Con riferimento alla fase esecutiva dei lavori è stato inoltre potenziato il sistema di controllo dei flussi di manodopera all'interno del cantiere, con espressa previsione di penali fino alla risoluzione del contratto o dalla revoca dell'autorizzazione del subappalto in caso di mancata trasmissione di uno stralcio del settimanale di cantiere, il cosiddetto settimanale di cantiere semplificato, alle casse edili ed il CAS, con possibilità di incrociare i dati acquisiti con quelli nella disponibilità di altri enti pubblici, previdenziali ed assicurativi ai fini della loro ulteriore verifica. Tratteggiate le principali novità della nuova delibera CIPE, occorre evidenziare che gli schemi dei protocolli continuano ad essere orientati sulle diverse fasi. La fase preliminare dell'avvio dei lavori, nell'ambito della quale l'attenzione è posta alle aree di sedime dell'insediamento, con la mappatura delle unità catastali inserite nel piano particellare degli espropri, ai fini delle verifiche sulla proprietà attuale e sui passaggi di proprietà nei due anni antecedenti. La fase di definizione del piano degli affidamenti, a valle della individuazione del concessionario contraente generale, dell'aggiudicatario o del gestore delle interferenze per le preventive verifiche antimafia.
la fase di cantierizzazione dell'opera, con riguardo in particolare al tracciamento delle imprese, dei mezzi e del personale coinvolto nell'esecuzione degli interventi, oltre che al monitoraggio dei flussi della manodopera. La fase infine del monitoraggio delle procedure, attraverso l'istituzione di un'apposita cabina di regia presso le prefetture territorialmente competenti e la predisposizione di report periodici. La cabina di regia prevede la partecipazione di tutti i soggetti sottoscrittori dei protocolli di legalità ed assolve essenzialmente allo scopo di effettuare, attraverso incontri periodici, un monitoraggio continuo delle attività di prevenzione e controllo e la disamina di problematiche specifiche emergenti dalle aree territoriali interessate dagli interventi, consentendo ai gruppi interforze di meglio coordinare ed indirizzare gli accessi alla luce delle informazioni acquisite. Sono inoltre confermati tutti i doveri collaborativi da parte degli operatori economici della filiera, da inserire obbligatoriamente nei bandi di gara e nei contratti subcontratti con le relative sanzioni contrattuali. Il principale strumento di attuazione previsto dagli schemi protocollari è la banca dati informatica ad accesso riservato, che si compone di due sezioni: l'anagrafe degli esecutori, nella quale sono raccolti i dati dei soggetti coinvolti ad ogni titolo nel ciclo di progettazione e realizzazione dell'opera, ed il settimanale di cantiere, dedicato al piano coordinato di controllo del cantiere, nel quale confluiscono settimanalmente i dati dell'attività in programmazione per la settimana successiva, con indicazione puntuale dei soggetti e dei mezzi coinvolti. Il concessionario contraente generale, ovvero il soggetto aggiudicatore nello schema dell'appalto, sono i responsabili della costituzione, della implementazione e della gestione della banca dati e si impegnano a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca dati ed a garantirne l'accesso al gruppo interforze e dagli altri soggetti istituzionalmente legittimati alle attività di monitoraggio e verifica. Nello specifico, l'anagrafe degli esecutori costituisce uno strumento di fondamentale valenza per le strutture investigative, consentendo l'accesso ed il monitoraggio di informazioni di rilevanza primaria per le attività di prevenzione e controllo. All'interno della banca dati è rinvenibile anzitutto l'anagrafe dell'impresa o dell'operatore economico, nella quale è definito l'assetto proprietario o manageriale dell'impresa, nonché tutte le informazioni utili in merito ai rapporti instaurati dalle singole imprese o operatori economici ed in particolare la tipologia del contratto, la durata, l'oggetto delle relative prestazioni, il luogo della loro esecuzione e l'importo del contratto al momento dell'affidamento. All'interno dell'anagrafe è poi rinvenibile l'esito delle verifiche antimafia ai sensi dell'articolo 91 del codice antimafia e la notazione dell'intervenuta risoluzione del contratto a seguito di interdittiva, nonché gli esiti delle informazioni acquisite in ordine ai soggetti individuati dall'articolo 85 del codice antimafia. In banca dati è annotata anche l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimenti protocollari e l'applicazione della relativa penale, in modo da poter controllare anche l'esatta osservanza degli adempimenti prescritti. Nell'anagrafe sono infine riportati i dati basilari previsti ai fini del monitoraggio finanziario, analiticamente previsti poi all'interno dei protocolli operativi, da ribaltare successivamente, in uno con le anagrafiche, nella banca dati MGO presso il DIPE. Ai fini della raccolta, comunicazione e condivisione dei dati, il concessionario o il contraente generale, il soggetto aggiudicatore nello schema dell'appalto, l'affidatario ed il gestore delle interferenze, se presente, nominano uno o più referenti per la raccolta e la emissione dei dati in banca dati. La sezione relativa al settimanale di cantiere contiene invece ogni utile e dettagliata informazione relativa all'opera da realizzare, con indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste degli operatori economici che a qualunque titolo operano nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni. L'affidatario ed il gestore delle interferenze nominano un referente di cantiere, cui è assegnata una funzione cruciale all'interno degli schemi protocollari, rivestendo il ruolo di responsabile dell'attuazione del piano di controllo, nonché dell'attuazione, della compilazione e dell'inserimento in banca dati del settimanale di cantiere. Al referente di cantiere spetta dunque l'obbligo di acquisire ed inserire nella sezione dedicata della banca dati tutte le informazioni inerenti alle attività ed agli accessi previsti nella settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare ed inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati.
Con specifico riferimento alla forza di lavoro impiegata, ogni operatore economico coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni di lavoro o forniture dovrà altresì comunicare al referente di cantiere i seguenti dati. I dati della forza lavoro presente, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale, i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o, in caso di nuove assunzioni, le modalità di reclutamento, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Sul punto i protocolli espressamente prevedono, peraltro, la costituzione presso la prefettura di un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi della manodopera, di cui fanno parte un funzionario dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ed i rappresentanti del concessionario, contraente generale o dell'affidatario, oltre che delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore degli edili. Per il raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è presieduto dal coordinatore del gruppo Interforze, costituito presso la prefettura. Il tavolo di monitoraggio dei flussi della manodopera consente la condivisione del controllo del flusso dei dati afferenti alla forza di lavoro impiegata in cantiere, al fine di stanare possibili situazioni di sfruttamento del lavoro in contesti, come quelli degli appalti per le grandi opere, caratterizzati dalla presenza di una rilevante quantità di personale e da una conseguente elevata difficoltà di controllo in assenza di un sistema strutturato di monitoraggio delle informazioni. Attraverso i protocolli di legalità e di protocolli operativi, dunque, gli attori dell'attività di prevenzione e controllo ai fini antimafia, degli appalti per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari, sono forniti di avanzati strumenti di governance e monitoraggio delle informazioni, validi senz'altro nella fase di controllo preventivo, con riferimento in particolare alla comunicazione del piano degli espropri, del piano degli affidamenti, della programmazione dei lavori e dalla conseguente definizione del piano coordinato di controllo del cantiere, ma altrettanto validi nelle fasi successive di esecuzione degli interventi, caratterizzate da un forte dinamismo, nelle quali soccorrono i sistemi informativi sia locali, quali l'anagrafe degli esecutori ed il settimanale di cantiere affidati alla gestione delle stazioni appaltanti, che di carattere nazionale, e segnatamente la banca dati MGO affidata alla gestione del DIPE. Si tratta di strumenti, del resto, ulteriormente valorizzati attraverso sistemi strutturati di condivisione delle informazioni e delle procedure. Sistemi che trovano peculiare configurazione, secondo le distinte funzioni, nella cabina di regia e nel tavolo di monitoraggio dei flussi della manodopera, istituiti presso le prefetture territorialmente competenti.